Stamattina desidero parlare con voi prendendo spunto da questo esempio, da questo titolo che ho dato praticamente a questo sermone. Quel che è fatto bene dura nel tempo. Quel che è fatto bene dura nel tempo. Alcuni anni fa, sicuramente ricorderete la tragedia che ci fu nella città dell'Aquila, in relazione alla casa dello studente che crollò con il terremoto. Che cosa era accaduto? Che prima del terremoto, poco tempo prima del terremoto, quella casa era stata ristrutturata, parzialmente ricostruita, ma giunto il terremoto, quella casa è crollata. Le indagini esperite dal tribunale attraverso i periti nominati verificarono una situazione veramente agghiacciante. Quella casa era stata ricostruita con poco cemento e i ferri che dovevano stare all'interno dei pilastri avevano due difetti. Il primo era che erano troppo sottili rispetto al progetto. E nello stesso tempo non erano zigrinati, erano praticamente lisci. E tutto questo determinò praticamente il crollo della casa dello studente con il decesso di diversi giovani. Quel che è fatto bene dura nel tempo, quel che è fatto male ha poca durata. Io stamattina voglio leggere insieme a voi il Salmo 111, dove non solo abbiamo delle indicazioni, direi molto importanti, ai fini della introduzione al culto, perché ci dà dei suggerimenti per poter poi giungere alla celebrazione del Signore, ma ci aiuta anche a capire il senso del titolo di questo sermone di stamattina. Quel che è fatto bene dura nel tempo, quel che è fatto male non ha durata lunga. Il Salmo 111. Alleluia. Io celebrerò l'Eterno con tutto il cuore nel consiglio degli uomini diritti e nell'assemblea. Grandi sono le opere dell'Eterno, ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse. Quello che egli fa è splendore e magnificenza, e la sua giustizia dimora in eterno. Egli ha fatto sì che le sue meraviglie fossero ricordate. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione. Egli ha dato da vivere a quelli che lo temono. Egli si ricorda in eterno del suo patto. Egli ha fatto conoscere al suo popolo la potenza delle sue opere, dandogli l'eredità delle nazioni. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Tutti i suoi precetti sono fermi, stabili in sempiterno, fatti con verità e dirittura. Egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre. Santo e tremendo è il suo nome. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Buon senno hanno tutti quelli che mettono in pratica la sua legge. La sua lode dimora in perpetuo. Amen. Quel che è fatto bene dura nel tempo. Quello che fa il Signore dura in eterno. Questo salmo incomincia con la parola Alleluia. Lode al Signore. La lode che il salmista esprime in questo canto non poggia sui suoi sentimenti e su quello che lui prova. Anzi, no, forse prova qualche cosa, osservando le opere meravigliose di Dio, ne resta meravigliato, ne resta estasiato e descrive queste opere di Dio con degli aggettivi molto belli, opere giuste, fatte con verità, con dirittura. Lo
l'osservazione dell'opera di Dio induce ad adorare il Signore. Nel Salmo, in Ebrei capitolo 5, versetto 10, è scritto che il Dio è autore di una salvezza eterna. Il Dio è autore di una salvezza eterna. Dura in eterno perché è fatta bene. Essendo fatta bene, questa salvezza del Signore dura in eterno, dura per sempre. Ma in cosa consiste questa salvezza del Signore? Anche se magari in alcuni punti noi adesso ripetiamo dei concetti che comunque conosciamo, però ci aiuta ad osservare qualche cosa di grande fatto dal Signore e nello stesso tempo, come dicevamo all'inizio, anzi Antonio Schiano ha detto all'inizio, osservandoci, guardandoci tutti quanti per come siamo, noi non possiamo far altro che esaltare appunto la grazia e la misericordia del Signore. Ebbene, quello che il Signore ha fatto è fatto bene. Sfida i secoli, dura nell'eternità, è fatto bene. Non è un qualche cosa di temporale, di limitato, di provvisorio. Non è un qualche cosa fatto con qualche difetto, no. È fatto veramente secondo la magnificenza di Dio, secondo la grandezza di Dio, proprio con il consiglio della sua pregevole volontà. E allora in che cosa consiste, guardando ad alcuni particolari che ci riguardano in modo più da vicino e ci fanno veramente meravigliare? Allora poniamo un attimino attenzione al versetti 7 e 9 del Salmo 111 e li analizzeremo così insieme. Salmo 111, versetto da 7 a 9. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, tutti i suoi precetti sono fermi, stabili in sempiterno. Vedete, durano, sono in sempiterno, fatti con verità e con dirittura. Questi sono gli ingredienti. Come ad esempio, ecco, insomma, come il cibo che ci mangiamo più tardi a pranzo è fatto con un dosaggio di ingredienti su misura ed esce fuori, ecco, un pranzo squisito, un pranzo gradevole al nostro palato. Dio ha fatto bene mettendo questi ingredienti, ma dove li ha posti? Che cosa caratterizza quest'opera del Signore che spinge alla meraviglia, che spinge a dire alleluia, gloria al Signore? Allora il versetto 9 dice: egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre, santo e tremendo è il suo nome. Allora riflettiamo su questo versetto 9. Egli ha mandato la redenzione, la liberazione. È un qualche cosa, la redenzione è un qualche cosa che è partita da Dio. È una iniziativa della sua volontà, della sua decisione. Una sua esclusiva iniziativa. L'ha pensata, l'ha attuata, l'ha applicata e la porterà a pieno compimento quando tornerà il Signore Gesù. Egli ha mandato, ha dato, ha allargito, ci ha comunicato, ci ha fatto apprezzare, conoscere questa redenzione che gli ha fatta. Ma essendo un'opera di liberazione compiuta dal Signore, vuol dire che essa non è opera umana. Non solo non è un'opera umana, un'opera dell'uomo, ma noi non possiamo neanche contribuire a questa redenzione che gli ha mandato, che gli ha dato. Quindi, se pensiamo che questa redenzione dipenda dalla nostra consacrazione, che questa redenzione dipende dalla nostra santificazione,
che questa redenzione dipende dalle nostre buone opere, dalle elemosine, allora siamo veramente fuori binario. Perché noi non possiamo dare alcun contributo a questa salvezza oggettiva fatta dal Signore. Questo non significa che santificazione e consacrazione non siano importanti, ma non fanno dipendere la redenzione mandata dal Signore. Perché se noi dovessimo dare un contributo a questa redenzione, equivarrebbe a dire che è un qualche cosa di incompleto e che noi dobbiamo completare, che noi dobbiamo compiere. Invece qui non è così il senso del testo. Egli l'ha mandata, punto. Egli l'ha mandata. Ed essendo un dono della sua grazia, essa è gratuita. Ha le sue conseguenze nella nostra vita, sicuramente. Ma non dobbiamo confondere la redenzione, la giustificazione con la santificazione. Sono due cose distinte. Anzi, la santificazione è la conseguenza della redenzione, ma non è un qualche cosa che ci fa giungere alla redenzione. L'Eterno è il Signore ed è il padrone della salvezza, della redenzione. Egli l'ha mandata. Non è forse bello ed edificante tutto questo? Non dovrebbe farci effettivamente esclamare e dire alleluia, alleluia per quello che il Signore ha praticamente donato, ha dato. In secondo luogo, il testo ci dice che egli ha mandato, donato la redenzione al suo popolo. Al suo popolo. La salvezza del Signore è solo per il suo popolo e non per altri. La salvezza del Signore non è per tutti. È vero che l'Evangelo lo predichiamo e lo annunciamo a tutti, ma la realtà è che il suo popolo soltanto gode di questo dono così grande e così meraviglioso. Egli ha donato la redenzione al suo popolo, non ad altri. Anche quando si parla della venuta di Gesù, all'inizio mi sembra del Vangelo di Luca, è detto che egli avrebbe perdonato il suo popolo. La Chiesa usufruisce di questa salvezza del Signore, di questo dono. La predicazione del Vangelo, la testimonianza è di carattere globale, ma la realtà poi avviene in maniera diversa, perché se ne appropriano soltanto gli eletti del Signore. Viene annunciata per tutti, perché non si conoscono chi sono coloro che crederebbero nel suo nome, nella sua persona. Ma, come dice il nostro testo, questa salvezza è per il suo popolo e non per altri. Quando leggiamo il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli, noi scorgiamo che c'è un termine che spesse volte viene ricordato, viene citato, ed è quello del ravvedimento, la chiamata al ravvedimento, l'ordine di ravvedersi. E negli Atti degli Apostoli noi scopriamo che il ravvedimento è un dono, anche se è un dono del Signore. È Dio che apre il cuore, è Dio che parla al cuore, e così si entra a far parte in virtù delle operazioni che Dio compie, si entra a far parte del popolo di Dio e si gode di questa redenzione che egli ha dato, che egli ha donato. Ha mandato la redenzione al suo popolo. E anche questo dovrebbe essere per noi un motivo per dire alleluia al Signore, gloria al Signore. Perché non siamo stati noi a scegliere Dio. L'Apostolo Paolo, quando parla del peccato in modo universale nella lettera ai Romani, dice che non c'è nessuno che cerca Dio. Io non cercavo Dio. Tu non cercavi Dio.
Non c'è nessuno che cerca Dio, ognuno si dà a vani ragionamenti, non c'è nessun giusto. Ma com'è che abbiamo usufruito di questa redenzione? Perché Dio l'ha mandata, Dio ci ha chiamato, ci ha aperto il cuore e ha fatto sì che noi godessimo di questo grande beneficio che altri non possono capire, perché sono vedono ma come se fossero ciechi, ascoltano ma come se non capissero, sono morti nei falli e nei peccati, come eravamo noi, né più e nemmeno come eravamo noi, ma egli ci ha mandato la sua redenzione nonostante quel che noi siamo. Perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? Siamo forse degni di una tale considerazione? Chi è l'uomo che egli ne abbia cura, che egli ne abbia attenzione? Cosa siamo noi? Polvere della terra. Siamo come il fiore del campo. Nasce, ma basta un po' di tempo, subito perisce, si secca, muore. Siamo come quei cespugli d'erba che crescono sui tetti. Sembrano ben vigorosi, ma subito seccano, muoiono. Perché? Perché non hanno radici. Eppure, nonostante che noi siamo tutto questo, o come un vapore che come c'è immediatamente scompare, Dio ci ha chiamato, Dio ha avuto pietà, ha avuto misericordia. E il salmista non poteva fare a meno di pensare a questa grandezza, a questa splendore, a questa magnificenza, a questa incomprensibile redenzione donata dal Signore, e non poteva perciò fare a meno di dire alleluia, io celebrerò l'Eterno. Perché anche se non capisco tante volte il perché ed altri elementi, posso sicuramente osservare la grandezza della sua opera. In terzo luogo c'è un'altra cosa che dice qui, in questo verso. Il Signore ha stabilito il suo patto per sempre. Il Signore ha stabilito il suo patto per sempre. Egli ha stabilito questa alleanza, questo modo di rapportarsi con noi, e lo chiama patto. Ma quello che mi interessa in questo momento è questa espressione, questo modo di qualificarlo, un patto fatto per sempre. Non un qualche cosa per un po' di tempo. Non è come un comodato d'uso nel quale viene specificato quanto tempo possa durare. No, è fatto per sempre. Il patto di Dio non è il nostro patto, non è il nostro accordo. Noi abbiamo accolto per grazia di Dio questo patto, questa alleanza, ma è il patto di Dio. Egli ha stabilito il suo patto. Egli lo ha donato, determinando così la redenzione e la relazione con Lui, la base di questo rapporto personale tra Dio e noi. Ed è un patto che sancisce innanzitutto quello che è l'impegno di Dio in Cristo Gesù e l'impegno di Dio nei nostri confronti. Provate a pensare ad un attimo la condizione, per esempio, del popolo ebraico nella schiavitù d'Egitto, cantata all'inizio, ecco, letta da Antonio all'inizio. Ma che prerogative aveva il popolo di Israele in Egitto? Lavorare tutto il giorno, essere sì sfamati, certamente non come il tavolo bandito di Faraone, dei suoi generali, del suo esercito, ma stare lì a impastare
con i piedi nella calce, con i piedi nel fango, paglia e fango. E poi sollevare questi grandi massi, e chi magari veniva meno, ulteriormente veniva frustato. Ma che prerogativa aveva il popolo di Israele per ribellarsi e per uscire da quella situazione? Eppure il Signore intervenne. Eppure il Signore intervenne. Perché intervenne? Intervenne perché aveva fatto un patto ad Abramo e alla sua discendenza. Discendenza che siamo noi della fede. Tutti coloro che hanno fede sono figli di Abramo. Noi siamo il popolo di Dio. E Dio ha sancito, ha stabilito la sua relazione con noi attraverso questo patto, nonostante la nostra debolezza, nonostante la nostra incapacità, nonostante che noi no, sicuramente non siamo in grado di dare un contributo a questa salvezza, ma tutto ha fatto Cristo Gesù, compiendo quel che ha fatto lì sulla croce, e nella sua morte e sua resurrezione noi usufruiamo di questa relazione per sempre, non per qualche tempo. Non soltanto quando noi magari ci sentiamo molto su con i nostri sentimenti e i nostri stati d'animo, non soltanto quando ci sentiamo nel pieno delle nostre forze, ma per sempre, per tutta l'eternità. Chi crede in me ha vita eterna. Chi crede in me ha vita eterna. Quanto è meraviglioso l'opera di Dio. La sua grandezza, la sua benevolenza, ha stabilito il suo patto per sempre. E questo patto, questo accordo, è parte, unisce in se stesso il senso della redenzione. Il senso della redenzione. Questa redenzione che egli ha compiuto per il suo popolo. E senza questo patto non c'è redenzione. Perché altrimenti Dio non rimarrebbe fedele a quello che ha fatto e a quello che ha promesso. Per questo il salmista ama osservare queste cose che Dio ha fatto e non può che adorare il Signore. L'alleluia esce fuori dall'osservazione dell'opera del Signore, dell'ammirare la grandezza, lo splendore, la magnificenza. Se volete anche buona parte della incomprensibilità della sua opera. Ma questo ci consente di apprezzare quello che egli è. E il testo ancora ci dice un'altra cosa, in quarto luogo, un altro elemento da tenere presente. Santo e tremendo è il suo nome. Dio è santo, non ha a che fare con il peccato. Non ha a che fare con le tenebre, non ha a che fare con tutta la nostra debolezza. La Bibbia talvolta, quando parla di Dio, lo indica 3 volte santo, 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 santo. La perfezione della sua persona non la si misura soltanto in termini di grazia e di amore, ma anche di santità e giustizia. Santo è il suo nome. E qui dà 2 caratteristiche il salmista, le osserva, ci riflette sopra. Innanzitutto questa espressione santo ci parla del distacco e della estraneità di Dio al peccato, alle tenebre, all'ingiustizia. Gesù Cristo non aveva commesso nulla di male. Aveva osservato pienamente la legge di Mosè. Non ha trasgredito la legge di Dio. Anzi, attraverso l'ubbidienza, dice la parola del Signore, egli sperimentò la sofferenza e l'abbandono. Santo
è il suo nome. Si è caricato dei nostri peccati, il Signore Gesù. Ma non ha infettato il suo essere, la sua persona. Non ha assolutamente adombrato la perfezione di Dio Padre, né quella dello Spirito Santo. Ma si è caricato dei nostri peccati, delle nostre ingiustizie. La santità di Dio non ha a che fare con il male, con il peccato, con le tenebre. Santo e tremendo. Dopo aver parlato della redenzione, aver parlato del beneficio per il suo popolo, dopo aver parlato della stabilità perenne, in sempiterno, in eterno del suo patto, dopo aver detto così della santità, a un certo punto usa un'altra parola. Tremendo, tremendo. Questa è una parola che ha a che fare un po' con il terrore. Ma i figli di Dio non hanno paura di Dio, temono Dio, rispettano Dio, organizzano la loro vita per fare ciò che è convenevole a loro Dio. E certamente il nostro Dio, proprio in virtù del bene che ci ha fatto, non merita assolutamente di essere accusato di qualche cosa, né tantomeno di essere offeso ulteriormente con i nostri peccati. Eppure qui vuol dire che è santo e tremendo, il Signore è tremendo. Vuole suscitare verso chi non crede alla sua meravigliosità, delle sue opere, della sua santità, un timore, comunque una riverenza, uno stare attenti, proprio perché questo Dio così grande, manifestatosi in tal modo, è un Dio che è santo e che non tollera il peccato. Egli è il Dio delle certezze, della redenzione, ma anche il Dio del giudizio. Egli è autore di una salvezza eterna. Quel che è fatto bene dura nel tempo. Quel che è fatto bene dura nel tempo. Che grande certezza per il nostro cuore. Che grande certezza per la debolezza della nostra fede. Che grande certezza, sicurezza produce ciò nel nostro cuore, l'adorazione, la riconoscenza, un desiderio profondo di piacergli attraverso la santificazione e una vita di pietà e di devozione nei suoi confronti e nei confronti del nostro prossimo e del creato. Quel che è fatto bene, cari fratelli, dura nel tempo. La riconoscenza nei confronti di Dio per quello che il suo modo di agire, di essere, produce l'adorazione, nello stesso tempo un maggior desiderio di stare più vicino a Lui, per poter essere da Lui sempre più trasformati, sempre più certi di quello che ci ha dato per sempre. Queste verità ed altre ancora sono da approfondire, da capire di più. Salire un altro gradino della loro comprensione. E come dice il versetto 2, grandi sono le opere dell'Eterno, ricordate da tutti quelli che si dilettano in esse. Noi queste cose le vogliamo ricordare. Noi queste cose le vogliamo tenere presenti. Non come tante cose che magari abbiamo in casa e che per anni non guardiamo e non vediamo perché magari si trovano nel fondo di un cassetto o addirittura sono cadute dietro al cassetto. No, sono quelle opere stupende e grandi che noi vogliamo tenere presenti perché esprimono tutta la sua tutto il suo splendore e la sua magnificenza. Sono fatte con giustizia, sono fatte con verità, sono fatte per suscitare in noi quello che Dio realmente vuole, l'adorazione e una vita che lo onori in ogni cosa.
Quel che Dio ha fatto è molto buono, è fatto bene, dura nel tempo, dura per l'eternità, ci consentirà di adorarlo e di ringraziarlo. Facciamo bene nella nostra vita, dando riconoscenza al Signore, che sicuramente ne sarà grato, ma facciamo altresì bene dando una buona testimonianza a chi ci sta vicino, ma non solo come non credenti, ma anche verso i credenti. In tal modo ne saremo tutti quanti incoraggiati ed apprezzeremo con maggior attenzione la grandezza e la meravigliosità delle sue opere. Alleluia! Io celebrerò l'Eterno con tutto il cuore, che tutto noi stessi possa essere proteso nell'osservare e nel riconoscere questa magnificenza del Signore. A Lui sia la gloria, perché fa tutte le cose buone e che durano. Amen. Amen.